Benvenuto, abbiamo avuto modo di conoscerti in questi giorni con le sedute di allenamento. Oggi ti abbiamo visto prima essere utilizzato come mezzala, poi successivamente sei stato allargato sulla destra al posto di Federico Capone. Come stanno andando questi primi giorni di allenamento e come vedi la gara di oggi? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. No, per me l'importante comunque non è prendere il compito da mezzala oppure da quinto, perché penso che siamo in un momento del ritiro dove abbiamo bisogno comunque di prendere minuti nelle gambe tutti. Quindi adesso per me l'importante comunque è mettere minuti nelle gambe e cercare di dare il massimo per arrivare già alla partita di domenica in una condizione dove possiamo fare già grandi cose. Sei uno dei nuovi, come hai trovato questo gruppo? Vabbè, ho trovato un gruppo comunque fantastico. Era un gruppo già formato, comunque 25 persone che pensano tutte alla stessa maniera, non ce n'è uno che pensa una cosa diversa dall'altra. Quando c'è da fare le cose serie, sono tutte 25 comunque a lavorare, e anche perché il mister pretende molto. E quindi ripeto, ho trovato un gruppo abbastanza comunque amichevole, poi soprattutto noi che siamo nuovi, che siamo arrivati da pochi, comunque ci hanno accolti come delle persone che conoscevano già da anni, quindi un gruppo fantastico. Mister Braglia, che cosa ti ha detto al tuo arrivo qui ad Avellino? Ah, non abbiamo avuto comunque chissà che discorsi, comunque ma fatto un'impressione comunque che lui parla poco, nel senso che vuole tutto sul campo. Una volta che tu dimostri sul campo, lui comunque ti dà il tuo spazio, perché dice sempre chi merita gioca, chi corre gioca, quindi c'è stato poco dialogo, ma mi ha fatto capire questo. A livello personale, c'è un'annata da riscattare per come è andata lo scorso anno. Sì, a me soprattutto sì. E vabbè, non ripeto, cioè non ho aspettato un secondo da quando mi è arrivata la chiamata dell'Avellino. Appena ho sentito la chiamata tramite il procuratore, gli ho detto subito di sì, perché comunque loro hanno fatto un campionato importante. Per me, che l'anno scorso non è andata bene, comunque venire qui ad Avellino e giocare per qualcosa di importante, per me è stata una grande soddisfazione. Quindi cercheremo di dare tutto quest'anno.